L'intenso racconto della passione di Gesù di questa Domenica delle Palme ci inonda di sentimenti, emozioni e pensieri che devono essere interiorizzati e meditati. Ci travolge un mare di violenza, ma ci raggiunge anche un raggio di speranza. Quali sono questi segni di speranza? Il volto sorpreso di Simone di Cirene, che pur costretto allevia per qualche metro il peso di Gesù. Il volto ammirato del centurione, che per primo crede del Figlio di Dio. I volti impietositi delle donne, che guardano da lontano la scena del Golgota e accompagnano poi Gesù alla tomba. Fino al volto onesto di Giuseppe di Arimatea, che assicura a Gesù una degna sepoltura. Anche il nostro volto assume ogni tanto i tratti induriti dei nemici di Gesù o quelli impauriti degli amici che lo abbandonano, e spesso i tratti inteneriti dei suoi ammiratori e degli amici che lo seguono. Che connotazione assume oggi il nostro volto, il nostro sguardo, non solo verso Gesù, ma anche verso il prossimo?